In Commissione Urbanistica si lavora per snellire i procedimenti relativi alle domande di condono edilizio. Questa mattina i responsabili tecnici del Comune di Napoli hanno fatto il punto della situazione alla presenza, fra gli altri, del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessora all'urbanistica Laura Lieto. È un procedimento oramai che va avanti da 40 anni e che riguarda delle trasformazioni della città che, come oggi appunto è stato detto a più riprese nell'arco di questa commissione, sono andate avanti nel tempo a fronte di una forte inerzia dal punto di vista della produzione amministrativa. È una materia, diciamo, molto anche spinosa, no? Perché ovviamente poi impatta comportamenti illegali, forme predatorie di consumo del territorio a cui noi non è che possiamo non guardare nel modo più assoluto. Questa è una questione di cui chiaramente ci dobbiamo occupare, lo dobbiamo fare in maniera attenta, rigorosa e nello stesso tempo però appunto non meccanica. Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in una città come Napoli è presente più o meno in quasi tutti i quartieri, che vanno dal centro storico alla zona est, a quella ovest, quindi è un fenomeno che è presente un po' in tutti i quartieri della città. Di diversa complessità l'analisi delle richieste di condono nelle zone soggette a vincolo rispetto a quelle che riguardano aree non vincolate. Per accelerare le istruttorie dei procedimenti si prevede il ricorso a tecnici esterni. La delibera 68 del 2022, che prevede lo strumento della semplificazione per le cosiddette licenze in sanatoria, no? Che ricadono in zone non vincolate. Allo stato quelle si prevede insomma circa 700 pratiche annue che possono essere smaltite, e le 30 pratiche in zona vincolata che venivano smaltite nei precedenti anni senza la presenza della Commissione Locale per il Paesaggio, immaginiamo che possa salire almeno a 100 pratiche all'anno. Consapevoli del fatto che da un lato è una mole di lavoro amministrativo che va smaltita, dall'altro che è una potenziale fonte di guadagno per le casse del comune, e ovviamente questo nella situazione in cui siamo non è affatto un tema trascurabile, e poi diciamo di metterci anche un po' al passo con un dibattito che non riguarda soltanto la nostra città. Gran parte della città ha un vincolo sia paesaggistico che archeologico, che quindi fa entrare in gioco per le sue competenze la sovrintendenza. Chiaro che il nostro obiettivo è quello di definire più pratiche possibili, sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma anche col principio che se le condizioni restano sospese, alla fine l'unica cosa che il conduttore, il proprietario può fare è quella di continuare a fare delle cose illegittime. Se si definisce un quadro preciso, si sa che cosa può fare e che cosa non può fare, almeno gli diamo delle regole. Ovviamente è un percorso complesso che richiede un'interazione con la sovrintendenza e richiede anche un'organizzazione amministrativa dei nostri uffici, che purtroppo per il deficit di tecnici e competenze che abbiamo sono in estrema difficoltà.